consigliere dell'osso. Grazie. La mia prima interrogazione, certo, riguarda la questione che l'INPS ha interrotto l'accreditamento dei fondi spettanti alla società cooperativa sociale Onlus La Solidalia, che fa parte della realizzazione del progetto Home Care Premium 2014. La cooperativa praticamente non riesce ad ottenere l'erogazione di queste somme, nonostante abbia già eseguito le proprie prestazioni, che lo ricordiamo sono a costo zero per i comuni, in quanto il comune di Cucira capofila nell'ambito sociale di zona risulta inadempiente nel pagamento dei contributi. Quindi, non avendo il DURC in regola, l'INPS non eroga queste prestazioni, questi fondi, e quindi la società non riesce a recuperare le proprie spettanze, che ad oggi, ricordiamo, ammontano a oltre 145.000 euro, di cui più di 56.000 euro per servizi già erogati e da fatturare. Volevo capire come il comune di Lucera intende, in quanto appunto comune capofila, intende superare questo problema, anche perché dall'INPS risulta che l'irregolarità nel versamento dei contributi e degli accessori riguarda un importo di 3.624,24 euro. Quindi mi sembra un po' assurdo che per 3.624 euro di irregolarità contributiva una società Onlus, che comunque è costituita da tantissimi dipendenti, da oltre anno non riceve erogazioni, quindi le proprie spettanze, e si trovano famiglie intere a dover far fronte a un'esigenza veramente impellente. E il dottor Cardillo se ne sta occupando da un bel po' di questa vicenda. E Aquilano è stato almeno un paio di volte a Foggia, perché mi sa che c'era un problema, adesso di preciso non le so dire qual è il problema, ma ricordo che c'era probabilmente anche qualche problema con Equitalia addirittura, ma per roba sempre di sciocchezze. So che stanno affrontando la questione ed è da un po' di tempo, però se le devo dire in dettaglio a che punto sono, non glielo so dire per ovvi motivi, insomma, se ne stanno occupando loro. E comunque mi preoccuperò lunedì di chiedere informazioni a questo punto a che punto sono. Sì, no, ma assolutamente. Ripeto, Io mi sono relazionata proprio ieri con il commissario per chiedere appunto a che punto è la questione, e mi diceva che c'è appunto uno scambio proprio in questi giorni, anche stamattina, con Cardillo, per capire come risolvere questo problema, che potrebbe essere risolvibile anche in un modo semplice. Però ripeto, tecnicamente abbiamo sollevato il problema e lo stiamo seguendo.